Un saluto a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Puntata di servizio interviste nella quale parliamo della giornata storica vissuta all'Aquila, ma da tutto l'Abruzzo, la visita del Santo Padre Papa Francesco proprio all'Aquila con l'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio in occasione della perdonanza. Tra l'altro ricordiamo che appunto chi oltrepassa la Porta Santa con la comunione e la confessione entro gli 8 giorni successivi può lucrare l'indulgenza appunto in questa occasione. È davvero una grande occasione, messaggi importanti, quelli arrivati dal Pontefice sulla figura di San Celestino, sulla sua autorità sull'Aquila, sull'Abruzzo. Ne abbiamo parlato con diverse personalità presenti, a cominciare dal cardinale Giuseppe Petrocchi, vescovo dell'Aquila. Ascoltiamo. Eminenza, anche come dire, la festosità della gente al termine di questa celebrazione dimostra quanto fosse importante questa giornata per l'Aquila, per la diocesi e per tutto l'Abruzzo. Sì, è un punto importante d'arrivo. E come tutti gli eventi straordinari costituisce anche un punto di partenza. Di arrivo perché il Papa raccoglie il messaggio di Celestino V e gli imprime uno slancio planetario. Quindi per l'Aquila è come se la storia che si è sviluppata per 728 anni trovasse un punto d'approdo importantissimo. Al tempo stesso è di partenza perché adesso, dopo Papa Francesco, l'Aquila deve assolvere una missione, e cioè quella di essere davvero portatrice di parole e di testimonianze di pace e di riconciliazione. Ecco, Eminenza, il Papa ha definito Celestino V umile e vincitore. Queste parole possono essere applicate anche a questa terra. Certo, perché è una terra che è stata durissimamente provata da 3 sismi, la gente ha sofferto in modo indicibile, ma ha retto l'urto, ha reagito, ha trovato nelle sue tradizioni e nei valori cristiani e umani che rappresentano la base della sua cultura la forza di protendersi verso l'avvenire, di non reclinarsi su una sconfitta. Qui c'è la scuola di Celestino V, perché quando c'è umiltà e si apre all'azione della provvidenza, si ha fiducia nella grazia, si è sempre vincitori. Ecco, com'è stato avere anche, come dire, una certa confidenza e familiarità se c'è stata con il Santo Padre? Il Papa tratta davvero con una grande familiarità, come, no? Quindi uno si sente a suo agio, non fa fatica a trovare i modi di una comunicazione diretta, spontanea. È davvero non soltanto un uomo di Dio, ma un uomo che sa mettere gli altri a proprio agio perché li riconosce nella loro dignità e nei compiti che la provvidenza affida. Presente anche il nostro arcivescovo, l'arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, intervistato dal nostro direttore Davide De Amicis. Ascoltiamo. Siamo qui dunque nel piazzale di Collemaggio in compagnia dell'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, anche lì presente qui in questa visita pastorale di Papa Francesco in occasione della 728esima perdonanza celestiniana con l'apertura della Porta Santa. Eccellenza, un grande appuntamento, un appuntamento direi epocale, il primo giubileo della storia che finalmente ha una finestra mondiale anche con questa accettazione definitiva, possiamo dire, questa promozione della Chiesa universale, che quindi Papa Francesco lo eleva, diciamo, alla massima attenzione. Ma a dire la verità non era necessario perché la perdonanza celestiniana è all'origine di tutte le di tutti i giubilei, quindi questo era già abbastanza riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, per cui
Papa Francesco viene come pellegrino, soprattutto per riproclamare molto probabilmente, sicuramente, la dimensione della misericordia, perché alla Porta Santa è legato soprattutto la misericordia, e la misericordia soprattutto in questo momento in cui c'è tanto bisogno di essere misericordiosi, di essere operatori di pace, di essere operatori di fede, di giustizia e di verità. Credo che il messaggio di Papa Francesco sarà proprio questo. Un grande appuntamento per l'Abruzzo, un grande segno. Papa Francesco non a caso partirà proprio dall'incontrare i familiari delle vittime del sisma e poi sarà qui per l'apertura della Porta Santa. È una visita importante che in qualche maniera dà sollievo e rilancio alla comunità abruzzese ferita dal sisma. Beh, ormai le ferite credo che si stiano rimarginando, anche grazie a una ricostruzione che è stata molto molto veloce, perlomeno in quest'ultimo periodo, grazie all'impegno anche del commissario straordinario, ma certamente c'è sempre da ferire più, da guarire più che le ferite materiali, le ferite dell'anima, le ferite del cuore, perché una morte non lascia mai insensibili e non lascia mai senza capacità e possibilità di una ripresa e di un cuore nuovo che dobbiamo avere. Da Celestino a Francesco, è una storia lunga quella della Chiesa che è trascorsa tra questi due papi e comunque uniti da una grande umiltà e dalla voglia di, come dire, rappacificare i popoli, avvicinare le persone, soprattutto riportare la Chiesa a quello che è, diciamo, consolatrice di anime. Ce l'auguriamo, perché sicuramente la strada è questa, ma sicuramente è la strada di una riapertura di cuore a tutti gli effetti. Un appuntamento che apre alla seconda fase del sinodo, anticipata da questo concistoro che ci sarà a Roma. Come vivrà anche la nostra chiesa locale questo appuntamento che va ad iniziare dopo questa prima grande fase di ascolto che ci ha accompagnato nel primo anno? Ma continueremo secondo la logica dell'ascolto, così come ci è stato prospettato dalla Conferenza Episcopale Italiana, nella logica dei cosiddetti cantieri di Betania, che sarebbero appunto quei cantieri di ascolto ancora e soprattutto delle persone più lontane dalla vita della Chiesa. Per chiudere, se avrà modo di incontrare Papa Francesco, cosa gli dirà? Quale messaggio gli porterà da parte della comunità pescarese? Che preghiamo per lui. E abbiamo incontrato anche il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, con il quale abbiamo avuto questa conversazione. Ascoltiamo. Sindaco, una battuta per Radio Speranza. Il Papa ha definito sostanzialmente Celestino un esempio di umiltà e quindi un vincitore. Queste parole si applicano anche all'Aquila? Assolutamente sì, perché questa è la città del perdono e, come ha avuto modo di dire a più riprese anche il nostro arcivescovo, il cardinale Perrocchi, il perdono non è un gesto dei deboli, non è un gesto dei remissivi, ma il perdono è il gesto dei forti. E questa è una città forte e quindi merita questo titolo di città del perdono, e la sua forza la trae anche dai grandi uomini che hanno fatto la storia e la tradizione di questa città. E tra questi sicuramente c'è Papa Celestino V. Ecco, l'Aquila si è rialzata dopo la tragedia del terremoto. Rialzata per camminare ancora e fare quanta strada? Ma c'è ancora tanta strada da fare. In realtà i percorsi delle comunità non si interrompono mai, c'è sempre un obiettivo successivo da raggiungere, però c'è da dire che l'Aquila ha recuperato tanto del suo spirito, della sua essenza, ed è stata anche in grado in questi anni di fare la cosa più difficile, cioè di riallacciare i legami comunitari che erano stati, se non recisi, perlomeno sfilacciati dall'evento di 13 anni fa. E in questo quanto è importante il contributo della Chiesa? È fondamentale perché la Chiesa è stata la prima fonte di aiuto alle persone. Io ricordo all'epoca c'era Monsignor Giuseppe Molinari, che era vescovo, i suoi giri nelle tendopoli a portare una parola di conforto, le celebrazioni delle messe dentro tendoni della protezione civile, ed è per questo che insieme alla ricostruzione pubblica, quella classica, quella delle scuole, quella dei municipi, quella degli edifici, dei palazzi, dovrebbe andare di pari passo alla ricostruzione degli edifici religiosi, perché non sono solamente beni architettonici ma sono beni dell'anima.
Tra i fedeli presenti c'era anche l'ex sindaco dell'Aquila, che ha vissuto tra l'altro da primo cittadino la tragedia purtroppo del terremoto, Massimo Cialente. Ascoltiamo. Siamo con il dottor Cialente. Ecco, si sarebbe mai immaginato, insomma, di vivere una giornata come quella di oggi? Le posso dire la verità? Io ci ho sempre sperato, quando ero sindaco, ci ho sperato io, i miei precessori, i successori, ma tutti gli aquilani. Stavo dicendo adesso che vedendo queste immagini ho i brividi e sono un po' commosso, cioè vedere il Papa qui all'Aquila in questa giornata, in una rivalutazione che è ancora tutta da studiare fino in fondo, la figura di Celestino V, contestualizzandola in quel periodo storico, credo che sia anche in una fase storica come questa per il mondo sia una grande occasione. Devo dire che da sindaco ho approfondito molto, no? La perdonanza e così via, e credo ci sia ancora molto a riflettere, quindi in questo momento vede l'immagine, no? Di Sua Santità e sta salendo sul sagrato del nostro Duomo. Devo dire che sono veramente emozionato, mi ha preso in un momento particolare. Sì, immaginiamo, insomma, anche perché noi ricordiamo tutti la visita di un altro Papa qui. Possiamo dire che Celestino in questi anni ha protetto la città e non solo la città? Sì, io a questo proposito posso raccontare una cosa. Quando venne Sua Santità, a neanche 20 giorni dal sisma, io ricordo che lui mi guardò negli occhi perché dovetti parlare a braccio per motivi di tempo, e fui talmente emozionato, sentì così vicino, forse erano giorni di una mia, come dire, particolare debolezza, no? Non lo so, che addirittura le fotografie, io ho la mano sulla spalla del Papa mentre parlo con il Papa, credo essere l'unico che ha fatto un gesto simile, il quale però, come se avesse messo a mio padre, e gli dissi: Santità, mi promette quando riapriremo la basilica dove è stata così a lungo, verrà lei? Lui mi guardò sorridendo e mi disse se ci saremo ancora. Io dissi: Santità, ma guardi, non sia pessimista, sarò veloce. Lui mi sorrise e disse se ci saremo ancora. Quel giorno aveva lasciato il palio. Raggiungendo i luoghi che abitiamo, e a luglio ci onora e ci fece l'omelia sul mondo, nella visita, l'omelia tutta incentrata su Celestino V. Nel suo cuore, il giorno che mia moglie mi chiamò, io ero al comune, dicendo: sei dimesso il Papa? Io ho pensato che forse lui già pensasse allora, e quindi mi chiedo quanto abbia sofferto quest'uomo in questa scelta del devastante terremoto che aveva da compiere il nostro territorio. Intervenuto anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che al termine della celebrazione, conversando con i giornalisti, ha detto queste parole. Ha voluto varcare con le sue gambe la Porta Santa, ha voluto con forza essere qui e vincere anche tutte le difficoltà, la fragilità del suo fisico, per rinnovare la profondità di questo messaggio di Papa Celestino. Noi siamo davvero tutti molto grati al Santo Padre, alla Chiesa Cattolica, al Cardinale che ha lavorato con la Diocesi perché questo potesse avvenire. Abbiamo atteso oltre 7 secoli, ne valeva la pena. È un ricordo indelebile, è stata una delle emozioni più grandi della mia vita, non è che non abbia avuto occasioni particolari della mia carriera da ricordare. Questo è senz'altro uno dei momenti più intensi che abbia mai vissuto. E prima della celebrazione stessa avevamo incontrato anche 3 figuranti del corteo storico della perdonanza. Cominciamo con Kavsar Abulfazi, da Dama della Bolla, 27enne afghana, program analyst per l'ONU. Ascoltiamo. Kavsar, com'è stato prepararsi per questo evento? Very exciting. And also è stato molto emozionante. Io sono da poco in Italia, quindi per me è stato tutto nuovo, imparare la cultura, informarmi sulle tradizioni, ed è stato davvero un processo molto emozionante e intenso per me. And now how it's important and how it has been passed, you know, generation by generation to reach here. E com'è andata la preparazione?
si è documentata su la tradizione, ha fatto molta ricerca sul personaggio storico di Celestino, ha cercato di assorbire il più possibile dalla cultura locale. Le emozioni, insomma, pensando che tra poco incontreremo il Santo Padre? Sono estremamente emozionata e così anche la mia famiglia. Ieri non sono riuscita a dormire fino alle 2 di notte, ho passato la serata a parlare con le mie sorelle di questo evento così importante, perché rispetto molto la figura del Papa e quindi per me è particolarmente importante essere qua. I am very excited and also my family is very excited that I am participating and going to meet Pope. E poi abbiamo parlato anche con Xiong Fu, il giovane signore ricercatore del Gran Sasso Science Institute. Xiong Fu, quali sono le sensazioni nel partecipare, diciamo, a questo grande evento? Io sto molto divertendo per partecipare a questo evento. Questo evento è molto importante per non soltanto l'Aquila, pure fino al mondo. Ecco, incontrare, insomma, partecipare a questa celebrazione con il Papa è qualcosa che ti saresti mai aspettato, soprattutto in questa veste, oppure, insomma, è un sogno che si realizza? The coming of the Pope is very special for this festival, also never happened in the past. So the Pope come to L'Aquila is also important for the city and also for this event. And he's coming also presenting to leading the people here and reach the peace in the world. La partecipazione del Papa a questo evento è davvero un evento eccezionale, unico, che la città sta aspettando, quindi sono onorato di partecipare a questo. Com'è stata la preparazione per interpretare questo ruolo? Sì, io sono quasi pronto per questo ruolo, ma c'era pure il corteo, tante cose, non soltanto oggi. Infine l'intervista con la Dama della Croce, Adriana Carolina Pinate, venezuelana, urbanista. Ascoltiamo. Adriana Pinate, com'è stato prepararsi per questo evento? Beh, io mi sono documentata, in realtà ne ero già in parte a conoscenza perché lavorando negli uffici del Gran Sasso Science Institute io sono proprio attaccata alla Basilica di Collemaggio. Ero riuscita a vederlo l'anno scorso, quello precedente, ma era statico. Per cui, diciamo, come tanti di noi, non sapevo proprio quanto fosse importante il messaggio celestiniano che viene richiuso nella perdonanza. Mi sono studiata bene non solo il mio personaggio, perché è abbastanza semplice, rappresenta chi porta il dono della città, poi al cardinale che apre la porta, in questo caso serve il Papa. È stato così, documentandomi e vivendo giorno per giorno l'esperienza mentre siamo qua. Le sensazioni, appunto, sapendo che tra poco, insomma, incontreremo il Santo Padre? Beh, siamo molto emozionati, come penso anche tutti i cittadini della città dell'Aquila, perché non è solo una finestra per l'Aquila come città, che si risveglia ogni anno, ricresce e si riprende, ma anche il messaggio celestiniano, cioè siamo in accettazione di questo ruolo che la città investe come quello della perdonanza, quindi siamo molto emozionati. Ed ecco l'intervista con il direttore artistico della 728esima Perdonanza Celestiniana, Leonardo De Amicis, intervistato dal nostro direttore. Ascoltiamo. Da autore di questa perdonanza da qualche anno oramai, anche direttore del coro della Diocesi dell'Aquila per la Messa del Santo Padre, insomma spazia, possiamo dire, dalla musica leggera a quella ecclesiastica, non ci sono limiti, è una grande ispirazione questa perdonanza. Ma io direi che la musica è la musica e l'ho sempre fatto, l'ho fatto in passato, quello di dirigere cose istituzionali anche con il Presidente della Repubblica e cose di questo tipo. Amo la musica in genere. In questa città io offro la mia prestazione per qualsiasi cosa possa essere utile e possa apportare qualcosa di buono. Cosa vuol dire essere direttore di una manifestazione unica al mondo come la Perdonanza Celestiniana, patrimonio immateriale UNESCO, ora patrimonio della Chiesa Universale dopo questa visita del Papa da Aquilano poi?
Allora, 5 anni fa ho fatto la prima, questa è la quinta, e è stato un peso enorme, perché le ho vissute da ragazzo, da giovane, so cosa vuol dire, so cosa il popolo aquilano, ma non soltanto gli aquilani, si aspettano. La perdonanza è piena di cose importanti oltre gli spettacoli, quindi veicoliamo concetti, veicoliamo pensieri positivi. Quest'anno ho voluto parlare ad esempio di futuro e pace. Non c'è futuro se non c'è la pace. Tramite, per tramite dell'arte, veicoliamo informazioni che spero possano essere utili a tutti. Cosa l'ha colpito e come riparte la perdonanza e l'Aquila dopo questa visita di Papa Francesco, questo suo messaggio, l'Aquila capitale del perdono? Papa Francesco ha messo un timbro, un sigillo internazionale, mondiale, questa è la perdonanza, è quella che aspettiamo da sempre. Chiuderemo la perdonanza con un concerto dedicato alla pace da Claudio Baglioni con l'orchestra del Conservatorio dell'Aquila e con i cori dell'Aquila, quindi in sinergia. Tutte le mie perdonanze sono costruite e sempre in sinergia con le maestranze locali. A questo punto proseguirà il suo cammino alla guida della perdonanza come autore. Con lei la perdonanza celestiniana ha fatto un balzo sotto gli occhi di tutti, importante dal punto di vista culturale, artistico, del messaggio che esprime. Se continuerò non lo so, lo vedremo, per come ogni anno in accordo con l'amministrazione ci siamo ogni volta accordati per farne una nuova, vedremo il prossimo. Bene, ed è tutto per questo nostro speciale che abbiamo dedicato alla visita di Papa Francesco all'Aquila in occasione di questa perdonanza. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, grazie per averci seguito. A risentirci.